Nuova puntata del Contando i commenti del The Quest. È stato un successo? No, no. Ma che è successo? Da 1327, da 1100 a 713 commenti. E io mi sono chiesto, ma perché? Qual è il motivo? E dentro la mia testa una voce continuava a dirmi: ma chi te se incula? Bravi, bravi, anche io mi sono reso conto. Comunque te lo potevo dire pure io che non ti sei incula nessuno. Scusate, questa cosa l'ho dovuta provare 3 volte perché non riesco a dirlo in romano. Ma non devi... perché? Perché? Perché in siciliano com'è? Com'è in siciliano non ti sei incula nessuno? Aspetta. Vai, via. Non ti sei cuticchia. No. Non ti sei arrovecchia nudo. Non ti sei vada nudo. Non te caga nulto. Non te caga nulto. Che brutto. Che cosa è brutto? 713 commenti, comunque sono stati tanti. Vi ringrazio. E per dire proprio i ringraziamenti fatti bene, Gilda, nonostante che i commenti siano a 713, gli iscritti sono saliti. Addirittura abbiamo sorpassato i 27.000, quindi grazie a tutti quelli che stanno arrivando, a quelli che c'erano, tant'è che anche... E a quelli che arriveranno no, permetti che qualcuno poi dopo si iscriva. E a quelli che arriveranno. Se no poi non si iscrive nessuno. E a tutti quelli che arriveranno, perché devono arrivare, perché sennò qui è un macello. Arriva TV e dice, te l'ho già detto, 843 bilioni, allora... oggi c'è un quiz. Chi riesce a decifrare esattamente il numero che ha scritto TV avrà un premio, va bene? Sarà citato nei prossimi video. Comunque ringrazio TV che ha comprato i tuoi 2 album. Grazie a TV che ha comprato i miei 2 album e addirittura che ha scritto un numero che nella matematica è impossibile da leggere. Le cose importanti però non sono solo i commenti. C'è da dire che in questo mese di dicembre ci sono un sacco di sorprese. È uscito l'Anime Italian Christmas Gift, che è un pacchetto che unisce 7 canzoni in una donazione unica di $5 su Patreon, sbloccabile. Ovviamente oltre a questo avrete altri privilegi, ma la cosa importante, Gilda, da dire è che all'interno di questo pacchetto ci saranno delle chicche che non usciranno a breve sul canale, non saranno presenti nel disco che uscirà il 18 dicembre, si chiama Anime Italian Volume 3, quindi vi prego di, se avete veramente la voglia o la passione per queste canzoni che tu dici Madonna, aspettavo da una vita Pegasus Fantasy, quando uscirà Adamas, io le ho registrate, ci ho messo tutta la passione, tutto l'impegno e saranno disponibili a quella cifra, in quel pacchetto, regalo... per tutto il mese di dicembre, quindi grazie. Quindi tu sai già cosa regalarmi per Natale. Certo, amore mio, l'Anime Italian Christmas. Oddio, no. Vabbè, io penso che già ne ho abbastanza. Abbastanza. Gilda, ma non ho questa fortuna di ascoltarle ancora prima che vengano partorite, mamma mia. Cioè, no, basta. Lei, la Gilda mi sopporta anche fuori dall'ambito musicale, quindi si merita un regalo più grande. Ah, suggeritemi nei commenti cosa si merita Gilda come regalo di Natale. Però andiamo a leggere un commento importante, Gilda, perché le canzoni hanno una valenza. Per esempio, tra quelli che andrò a leggere c'è Kirito che dice: Matteo, io dico solo una cosa, che se le tue canzoni fossero state ragazze sarebbe molto difficile scegliere l'anima gemella. Hai capito? Quindi praticamente se le mie canzoni diventassero donne, per esempio, la tua anima gemella, come la chiami? La tua la chiamo Zecchino d'Oro. Perché? Che ce la siamo fatta in 44 in fila per 6 con il resto di 2. Per la lettura degli indovinelli iniziamo da Rex. Lui dice: dalla testa alla coda 12 metri, dalla coda alla testa 0 metri. La Gilda ha partorito questa soluzione. Lei dice che è un serpente fatto a cerchio. No, secondo me è un cane che si mangia la coda di 12 metri. Un cane? Che cazzo è il basilisco? Un cane da 12 metri. Comunque un serpente fatto a cerchio. Quindi dalla testa alla coda 12 metri, poi quando tu lo unisci, testa a coda 0 metri. Vuol dire che lui si mangia la... Ok, un fratello mangia e ha fame, l'altro va e viene. Chi o cosa sono è l'appetito. Almeno così vi dico che ci sono arrivato io, perché l'appetito viene mangiando. Ah, Madonna, che figata. Ma perché le dici come se sono giuste? Tu non perché lo sai sono convinto. Se sono giuste, ma non sono convinto. Dovresti smetterla di essere convinto. E l'ultima invece è la più intelligente, Gilda. Puoi legare ma non puoi scegliere. Sciogliere. Ma non puoi sciogliere. Puoi legare ma non puoi sciogliere. Ah. Sai che cosa sono? No. Le mani di Giuca Scasetta. Ti ponere con la mano sì, per favore. Anche in sicata. Ora. Qua.
fatelo anche a casa. La tua anima gemella, come la chiami? La tua la chiamo Bruno Vespa. Perché? Perché di notte fa da porta a porta. I commenti vanno avanti perché è arrivato anche Kyle, che stavolta finalmente ci dà un commento che va a snaturare il significato, diciamo, leggero, leggiadro, semplice, capibile. Non ci hai capito niente? Un tempo di caduta e un tempo di rinascita. Te lo rifaccio se vuoi. Non l'avete capito. Nel secondo commento Kyle dice, beh, più che altro è tra il malinconico, il romantico e il ritornare insieme. E sbrigati. È una bella canzone. Arriva Axel e dice, ammetto che questo pezzo non mi aveva colpito. Eppure Kyle ci ha dato un bello schiaffo morale. È una bella canzone. Avete compreso che i vostri commenti hanno generato queste ilarità. Io voglio dire a tutti quanti, la tua anima gemella, come la chiami? La tua la chiamo Spezzatino. Perché? Perché è sempre in mezzo ai piselli. Scrivete di più, date sfogo alla vostra fantasia, non soffermatevi al giudizio di un singolo termine o del singolo parere. Divertiamoci insieme. Allora, aspetta, possa... non ho capito, c'è una regola ora pure per commentare? No! Allora, non una parola, una non va bene, due sono troppo. Sì, una non va bene, due sono troppo. Quante principesse nel castello, ma che cazzo! Allora, Gilda, smettiamo. Basta essere intelligenti in questi commenti, per favore. Ho detto questo! Ho detto tutt'altro! Ho detto che potete dire che caspi volete nei commenti. Matteo si è stufato di leggere sempre le stesse cose e di dover commentare cercando di variare. Come lui c'ha questo lavoro di scrivere qualcosa di diverso in ogni commento, anche voi siete obbligati a riflettere, no, e ad essere creativi. Gita, questo è un canale d'arte. Non è un obbligo. Voi dovete essere critici d'arte. Matteo è l'artista, allora, e no, voi no, dovete scrivere cose che stuzzichino. Lasciatela. Oggi avevo la creatività, allora, di Matteo. Lasciatela stare, vi prego. Smettetela con le cose che ha detto la Gita. Se no sarò costretta a fare un account. Ma un account che è? Cioè, aristocratico, comunque è un account aristocratico. Sì, dove raccolgo, certo, i pareri e inizio a scrivere. Allora, critiche, ragazzi, d'arte. Scrivete quello che volete, sbizzarrite. Tanto non ci vuole la laurea. Così. Così io posso sbizzarrirmi e divertirmi con voi. Divertiamoci insieme. Avete visto che ha parlato la mia Gilda, ok? Ma tu lo sai che c'è un club che si chiama Gildaters? Gildaters, c'è un club. Devo stare a conoscenza. Sì, devo stare attenta a questo Gildaters. Ricordatevi che io ho scelto la mia anima gemella, ma tu la tua, come la chiami? La tua donna la chiamo Prugna. Perché? Perché fa cagare. Gilda, chiudiamo! Siamo giunti alla fine di questa puntata del Contando i Commenti del The Quest. Abbiamo giocato, mi sono divertito, spero che lo abbiate fatto anche voi. Sappiate che tutti vogliono che regaliate il Christmas gift. Ecco! Tutti! Comprate! Il regalo giusto per Natale. Comprate il Christmas... il Christmas... comprate... che palle! Così riesce a dire. Dai, comprate l'Anime Italian Christmas gift. Funziona veramente sta cosa. Cioè, così diventa slessico e così funziona. Io avevo tipo... Va bene. La realtà è questa, grazie ancora a tutti quelli che si sono iscritti, grazie a chi acquisterà il disco il 18 dicembre, chi lo ascolterà su Spotify, spargete la voce su questa musica perché questa musica non può fermarsi, gli adattamenti professionali di questo genere musicale devono continuare e non sottostate all'alleanza di coloro che stanno stravincendo il The Quest. Sconfiggiamo questo potere che adesso si è creato sul The Quest e creiamone altri per combattere. Il The Quest è per tutti, la democrazia, il divertimento, la musica. Il podio, Gilda? Oh yes. Il podio? Il podio.